dall'inizio per motivi ovviamente di impegno lavorativo. Sì, io sono sicuramente nasco medico, io dico nasco medico perché fin da piccola avevo questa propensione a desiderio di cercare di capire domani sia migliore, amore mio, dopo questo umilissimo dolore, questa fase discendente di fortuna che ci tiene come cani alla catena. Che domani sia più giusto, più normale, con un andamento quieto, regolare, le distanze quotidiane da coprire. In un mondo che non sarà mai più uguale. Che sia davvero migliore, e certamente sarà così, col nostro solito amore. Ne avremo campi da arare, e terra da seminare, sì. Fino al raccolto finale. La presentazione col classico giornalista che ti modera e ti dice che sei bravo, sei un grande, ma un conto invece è incontrarsi, scambiarsi delle idee e soprattutto conoscerci di persona, perché abbiamo un po' questo difetto, soprattutto magari noi giovani, ci rimpaniamo in Facebook, in Twitter, scriviamo un pensierino, allora pensiamo che la giornata è andata così, scrivendo tre parole in croce che magari leggiamo anche o copiamo anche da un altro autore senza nemmeno citarlo. Quindi io vi ringrazio di essere qui. Quindi la mia poesia è uscita fuori in un momento di urgenza, quando la mia vita non andava molto bene. Ho proseguito, poi appunto ci sono stati degli anni in cui ho smesso di scrivere perché ho bisogno di tutta la mia razionalità, e di nuovo adesso, superati tutti, insomma, le vicende, sono libera e sto scrivendo una poesia, insomma, diversa, diciamo così. Ascoltiamo. L'ultima che ho scritto, che vorrei dedicare a tutte le donne vittime di violenza. Ci ho pensato perché a un certo punto della mia vita mi sono accorta che io, nonostante abbia scritto per anni in un giornale di orientamento femminista, mi sono ritrovata a vivere una storia, diciamo, un po' complicata, non grave. E questo perché naturalmente ero allora una persona fragile. Per fortuna adesso ho un ragazzo meraviglioso al mio fianco e ovviamente è tutto passato. Nel piccolo convento dei sensi di colpa, una donna che ama troppo, una spina dorsale per croce, consuma l'altra guancia e crede di essere santa. L'amore con il dolore è un baratto tra prigionieri, una corda alla gola, un ricatto. Neanche una pia madre vedrà stirare i colpi di fucile la coscienza per due soldi d'affetto. Ed io mi ero fatta sottile, sempre più sottile, l'anima leggera sotto veste, smagliata dalle ferite inferte, da un compagno appuntito. Sono rimasta inerte, scheletro per sostenerlo, vicino. Disumano è il codice di un amore, quando nasce immaturo e spinge ad attenersi a un corrimano di condizioni o circolo vizioso. Per un sorriso ho fatto poca strada. Ho lasciato la sponda quando ho scelto di crescere da costola a donna. La fortuna ti ha portato allora con un timone sul cuore. Sei un dono. Ti guardo ed il passato è davvero passato. Una traccia importante che racconto alle donne mentre andiamo per mano ben oltre le mie colonne d'Ercole.
scrive ha sempre un bisogno, un'esigenza, e quindi bisogna raccontare delle cose che non si vedono tutti i giorni, che uno sente dentro e vive anche sulla pelle, sul fegato, insomma, e anche sul cuore. E quindi ho deciso, appunto, vista l'epoca, diciamo, in cui la poesia non è molto, diciamo, vendibile, di andare, appunto, non a far venire la gente nelle librerie, ma andare io dalla gente. Quindi tutte le due estati di seguito sono andato a Piazza dei Russi con un banchetto di legno, i libri, la gigantografia della copertina, a vendere il libro. Ho venduto più di 400 copie e ho avuto anche la fortuna di incontrare, appunto, Niccolò in una mia uscita, e mi ha fatto molto piacere. Perché tutto questo tempo? Perché inseguivo un sogno ed ero così sicuro mentre lo inseguivo che appena mi sono distratto l'ho superato. Se avessi potuto tornare indietro, ma non possiamo un giorno e neanche un meno. E quando me ne sono accorto, ero così lontano che mi sono fermato. Tutto questo tempo sono vissuto e morto, sono risorto, ho vissuto tutto e ho scritto. Ho aspettato un sogno, ho aspettato e adesso la mia ora è giunta. Questa calma era solo apparente, concepito dentro una tenda, su chissà quale riva del mare, nato nella città eterna, dove il fiume ne divide il cuore, domani erigerò la mia statua sul punto più alto della città. Nel punto più basso scaverò una fossa, perché la mia ora è vicina e quando essa scoccherà, mi calerete giù o mi porterete in cima. E vedere tutti questi amici è come stare in famiglia, quindi è una cosa molto, molto stimolante. Poi mi fa piacere vedere le persone a cui voglio bene. Capisco quasi tutto. Conosco il bene e il male, decido il bello e il brutto. Puro sì, non capisco, poi qualche situazione, ripeto come un disco. La scienza c'ha ragione. Io credo in quel che vedo, che poi in realtà pochino. Solo al cervello credo, puro sia ormai in declino. E ancora, l'emozione, roba da donnicciola, è solo la ragione che è l'ultima parola. Ragione, poi ragiono ogni ora. Ma poi che se ragiona, non si è capito ancora. Perché lui non capisce l'ebbrezza che ha creato. Perché lui non gioisce del cielo che si è lato. L'artista? L'artista è un po' diverso. Lui, lei, vive l'emozione. Per noi, un colore, un verso, sono rombo dei cannoni. Noi siamo al mare aperto, la luna, il cielo e il sole. Per noi tutto un concerto di musica e colore. Oltre a sto mondogramo ci stanno altri universi, noi artisti, e là chiamiamo, perciò siamo diversi. Due anni fa, quando ci siamo lanciati in questa avventura, dicevo, il tango è un movimento che sta qui a Roma, sta crescendo, perché questa popolazione di ballerini che è in continuo aumento. Dopo due anni bisogna dire che, ecco, io mi aspettavo, come tutte le mode passeggere, prima o poi avrà una flessione, invece, diciamo, questo movimento continua a crescere ancora di più. Adesso abbiamo anche un papa tanghero che ha dichiarato che quando era giovane ballava il tango. Adesso ci manca soltanto un presidente del consiglio tanghero e poi abbiamo sistemato un ballerino in ognuna delle cariche più importanti della società. Ecco, no, questo per dire che Roma viene considerata una sorta di Buenos Aires europea, perché continua ad aprire locali e nuove serate da una settimana all'altra, per cui diciamo che, ecco, navigando un po' in questi ambienti abbastanza ambigui in cui ho trascinato anche Niccolò, sono nate, insomma, queste storie, questo un po' a cavallo fra realtà e fantasia, che prendono spunto da situazioni e personaggi reali e poi tendono un po' a sfociare nel surreale, nel fantastico, ecco. E quindi, ecco, ringrazio Niccolò e Terre Sommerse per questa
fiducia, insomma, che io sono uno dei giovani su cui Fabio diceva che la casa editrice ha investito. E poi ecco, c'è questo nuovo progetto che invece è un romanzo, è un argomento del tutto differente. Il titolo è Il paradiso delle bambole, e parla di una tragedia di dimensioni colossali che sta emergendo in Spagna in questi ultimi anni, dove migliaia di persone stanno scoprendo di essere state adottate in modo illegale, perché durante gli anni 60-70, quindi quando ancora c'era il regime franchista, esisteva un'organizzazione in cui erano coinvolti ospedali, cliniche, e quello che facevano era rubare bambini appena nati e li rivendevano a coppie che non potevano, anche benestanti, che non potevano avere figli. E quindi ci sono migliaia di persone che adesso stanno scoprendo queste origini, le loro reali origini, che invece erano state falsificate. Questa storia è nata proprio da una mia amica. Io ho vissuto parecchi anni in Spagna, che mi ha raccontato la sua storia, che ha scoperto per caso di essere stata adottata in modo illegale, cioè che i suoi genitori in realtà non erano i suoi genitori naturali, ma che l'avevano comprata letteralmente in una clinica dove bastava mettersi in fila e dopo pochi mesi uno poteva andare lì e acquistare proprio letteralmente un neonato. E quindi ecco, ho pensato a questa storia di che parla proprio, che ha come contesto questa situazione molto, molto drammatica. È nato questo romanzo, ecco, che ho sottoposto insomma a Nicolò, e quindi diciamo che stiamo progettando di trasformarlo in un libro, quindi mi sembra un'ottima notizia. Se tu mi segui di rose celesti nel pensiero vivrai. Mentimi adesso e del tuo silenzio triste ironia sarai. Io nella vita spesso mi ho perse di occasioni ed ho sbagliato. Per questo dei rimorsi. E ho abbandonato tutto, persino i miei ricordi, e ho cancellato anche chi mi ha ingannato. Che è un riferimento a, prima abbiamo parlato di ballerini, quindi vedete che c'è qualcosa. Parola. Soave bombardamento di lettere dagli infiniti caratteri? TV, radio, giornali, magne aule, web. Universo maldestro che plana su di noi come fuoco su acqua. Messaggi da captare, note da spedire, idee da progettare. Mi dispiace, signora parola, io la voglio inventare. Creare, poiché pace vince fra di noi nel rabbioso dolce stupire, entrambi. Non mi lasci tuttavia troppo pensar, la luna stasera, finalmente piena, ci vuol danzatori di parole. Noi insieme, solo poesia sincera. Volevo cercare una poesia che ho scritto diversi anni fa, dedicata al carissimo amico comune a tutti, che è Italo Evangelisti. Questa poesia dedicandola a lui, ma soprattutto dopo aver letto tutti i suoi libri di poesia, dopo aver sentito tante sue conferenze, tante serate passate insieme anche in amicizia. E io dico sempre che bisogna anche confrontarsi con un modo di scrivere diverso dal proprio, e Italo scriveva in una maniera diametralmente opposta alla mia,
E all'inizio devo dire che non capivo neanche bene quello che lui scrivesse. E invece poi piano piano sono entrata nel suo mondo poetico e da tutto questo, diciamo, da una serie di riflessioni è nata questa poesia che un po' è sulla scia del suo fare poesia. Lui è stato per me un maestro, oltre che di poesia, anche un maestro proprio di vita. Dunque la poesia si chiama Geometria d'amore. Tu segni un certo d'ogni mia teoria, l'X indeterminato del non detto, d'un calcolo che più non vuol tornare, sei il numero perfetto del sistema. Nel gioco triangolare del destino, dov'è che trovo il giusto intersecare? La speranza spezzata e la tua eredità, fallimento di una vita, di coraggio e di viltà, troverai sul cammino fango e corruzione, e la voglia tu avrai di sdraiarti al suolo per guardare come in un film i colombi in volo. Ti faranno fumare per farti sfumiare che il futuro od un messia presto tutto cambierà, ed avrai come vanto una nuova condanna. Ti diranno che il vento è il respiro di una donna, per capire che per coprire un tormento di un velo. E se tu rifiuterai di giocare all'attore, forse un libro scriverai come libero autore, e tu forse parlerai di orizzonti più vasti. Che come uomini celesti, portandoti dei figli, ti diranno scegli, ben sapendo che ridendo tu a loro ti unirai e ben presto morirai. Mondo in cui tu non conti per nessuno, o in un universo di cui tu sei il centro, tutto è uguale. Sia che ti
amino, sia che ti detestino, tu resti solo, sei tu e solamente tu. Dentro il nulla sperduto, tu ristagni qui, crogiolandoti nella tua banalità, pieno della tua fierezza, un Apollo nell'Olimpo dei mortali. Insegni l'eterna felicità, correndo in groppa al tuo Pegaso, che aleggia e vortica, oramai stremato, nel nero di un'immensità, oramai finita. Conoscibile, oltrepassi il silenzio, invadi l'abbazia e regni sovrano nell'ignoranza di un'esistenza buia. Compiaciuto e soddisfatto di tutto ciò che non hai amato, e muori nel silenzio di una notte che hai cercato nel tacito di un cielo terso di accecante inquietudine. E senza sapere dove il tuo silenzio ti condurrà, tu componi un altro canto che nasce dal nulla, perché il niente è tutto ciò che puoi dire, nell'incomprensione di un cuore impazzito, nella follia di un uomo che trema perché ama e sogna, perché ama e sogna. Ah, ah. In realtà è un romanzo che è in gestazione da 7 anni, quindi ha anche attraversato diversi anche momenti della mia esistenza, del mio essere, e quindi poi rivedendo uno si trova a correggere quello che era in passato e che oggi si trova a essere, ecco, in maniera diversa e a vivere in maniera diversa. È un romanzo che già dal titolo un po' particolare richiama, come ha notato Nicolò, le atmosfere del sud, essendo io siciliano, si chiama Cinque di spade e sangue di tonno. È una storia d'amore in realtà, che però funge in un certo senso da scusa, un po' come Cameron ha fatto col Titanic. È una storia d'amore che serve però a raccontare la storia di un paese e del suo trasferimento dal sito montano al sito marino. E quindi appunto all'interno di questo trasferimento è ambientata la storia d'amore. Dietro questo però c'è un concetto molto poetico che riguarda, forse molto antropologico anche potremmo dire, che riguarda la scelta che si è trovata a fare questo popolo, che poi appunto il mio popolo, cioè scegliere tra il sole nascente e il sole invece che tramonta, quindi tra l'alba e il tramonto.
proprio perché dal monte erano visibili entrambi i soli, no? Usiamo il plurale, quindi sia l'alba che il tramonto. Invece lì la cosa sembra magari banale, invece è una cosa secondo me molto profonda, dietro ovviamente le altre questioni economiche eccetera. È un popolo che si è trovato a scegliere tra l'alba e il tramonto, con poi le relative conseguenze. In realtà questa sera non ho portato nulla del mio romanzo, anche perché non pensavo di poterlo fare, ma poi trovo anche un po', ecco, non adeguato leggere un capitolo per intero, appunto a maggior ragione se il romanzo non è pronto. Avevo portato invece, mi sono portato dietro un romanzo di Alberto Savinio che amo molto e che in realtà è stata l'università a farmi conoscere, che si chiama Tragedia dell'infanzia. L'ho portato dietro perché c'è un piccolo passo che ho trovato molto inerente alla quella sorta, chiamiamolo, di aforisma che era inserito nella locandina di questo evento, dove l'autrice, appunto, che abbiamo citato più volte questa sera, Spinella, diceva che l'artista è colui che interpreta la realtà, e forse è proprio per questo che la realtà, e quindi noi stessi, abbiamo paura in qualche modo dell'artista e cerchiamo di rilegarlo nelle ultime file. Leggo velocemente questo passo. Ecco, Savinio, sì, in questo libro parla dell'infanzia come una tragedia, proprio perché l'educazione cerca in qualche modo di sopprimere questa esuberanza che l'artista dimostra fin da giovane, quindi fin dall'infanzia. A un certo punto, nella conclusione del suo romanzo, che è poi una postilla in realtà esterna al romanzo, scrive Savinio: la paura dell'artista in famiglia, che si vuol giustificare con gli stenti l'incertezza della vita d'artista, è il terrore che in seno alla famiglia, tra uomini ridotti, abbia a formarsi un uomo di sviluppo pieno, un gigante. Noi, nei soli artisti, si sa, la vita adulta era... Forse un po' troppo timida. Fatemi parlare di cocci, di anfore e ve ne parlo per un'ora. Fatemi parlare di me e non ne sono capace. Però, vabbè, questo non lo chiamerei romanzo, lo chiamerei più un racconto a proposito appunto del titolo La vita in corsa, un racconto quasi di vite, non di vita, cioè non c'è una sola persona, ma ci sono più persone, perché forse io ho un'idea dell'amore, ma anche dei rapporti tra le persone come un senso di scambio, un senso di volersi bene aiutandosi, non soltanto per una questione di profitto, ma soprattutto perché c'è questo sentimento. E questo racconto analizza, attraverso le vite di queste persone, che immaginarie, ma chi lo sa, forse non lo sono più di tanto, sembrano persone che si possono incontrare per strada, a scuola, come loro vivono questo sentimento e che significato danno a questa parola. Perché alla fine, soprattutto negli ultimi tempi, la parola amore è un po' tanto abusata. Si dice amore con la facilità di una stretta di mano, forse senza capirne il vero significato. Per me il significato di questa parola non esiste. Ovvero è tutto e il contrario di tutto, e quindi non ci permette di definirlo. Ricordo un discorso di qualche anno fa di un mio vecchio professore, che ovviamente non c'entra assolutamente niente con la scrittura, perché era un professore di epigrafia, che diceva che l'epigrafia in realtà è una testimonianza di un momento di una vita. Spesso per quanto riguarda l'epigrafia la morte, ma vabbè, questo è un altro discorso, è un attimo, e normalmente, per quello che mi è capitato di buttare giù come scritti, per me non è importante dare una conclusione, perché la vita non si può chiudere nelle pagine di un libro. È un divenire, un continuare e un crescere continuamente. Ed è...
un tandon a cui possiamo fare un applauso. Per farmi pubblicità, al giorno sarete in scena al Teatro Olimpico con Mummenschanz. Vabbè, a parte questo, voglio dire, la nostra performance è stata una cosa bella. Allora, Katia non parla, parlo io per lei. Ha fatto questa bellissima raccolta di poesie, in più collabora con la nostra rivista, con Chorus, e di recente è stato realizzato, abbiamo pubblicato. Si è uccisa, si è buttata dalla finestra e il figlio l'ha trovata tornando a casa. Questo accadeva il 17 marzo 2012. Ora quasi nessuno ha scritto tre parole sull'argomento, che invece, insomma, mi sembra degno di riflessione. Mi ci sono trovata per caso, perché stavo leggendo, avevo tempo quel giorno, leggevo il giornale in maniera accurata, leggo la notizia, rimango scioccata, scendo dall'auto a radere tutto al suolo, sia nella società, nella scuola, dappertutto, ci massificano ogni momento, ma soprattutto ci avviliscono con l'idea che noi non siamo abbastanza bravi, è abbastanza importante andare in televisione, non siamo dei personaggi di primo rilievo, e quindi bisogna che ci riprendiamo assolutamente questo potere, perché di questo potere hanno tantissima paura. L'arte fa molta paura. Se voi vedete le peggiori, le più grandi reazioni di sdegno vengono dal mondo dell'arte, e quindi quando si vuole, cioè lì bisogna tappare le bocche prima di tutto, no? La censura storicamente ci riporta proprio alla censura, e il mondo dell'arte, guarda caso, era proprio lì che andavano a censurare. Quindi ecco, diamo voce un po' a tutti. Nella rivista sono cresciute sia i nuovi artisti, i nostri artisti, che sono quelli che forse in televisione ogni tanto ci vanno, grazie al cielo, diciamo, più che altro perché riescono ad avere una voce in più, ma soprattutto vogliamo che il bello della vita, dell'infanzia. Siamo in un periodo storico molto complesso, che è quando Roma era ancora invasata dai nazisti, 1944, per cui questa atmosfera di invasione, di tensione, di pericolo è vissuta da una bambina di 7-8 anni, tutto raccontato attraverso i suoi occhi. La bambina è sfollata con i genitori, da delle vetri bombardata a Roma. Le ricorda nella sua primissima infanzia che la mamma la portava a camminare, a passeggiare in un bosco, in un prato, dove giusto appunto fiorivano questi fiori azzurri. Le bombe piovute hanno creato proprio, come dire, un divario, oltre che, diciamo, oltre ad aver bombardato le case del paese di origine, hanno bombardato anche, hanno spezzato qualcosa nell'anima. Questa bambina crede che i fiori azzurri li ha soltanto sognati, perché il divario è stato talmente forte, però un giorno si renderà conto che questi fiori azzurri ci sono davvero, non li ha sognati. Un giorno scoprirà, come diceva prima Niccolò, complice la natura, complice, diciamo, il fatto di scorrazzare ancora liberamente con i fratelli più grandi. Questo ve lo dico proprio in autobiografica, che è questa. Non ha vestiti la mia anima, bianca, contiene tutti i colori. Quando si uccide e redime nella brama di luce, nessuna differenza la divide se l'arcobaleno travestito da veleno ne cancella il dolore. Poi ecco, quando mi ha invitato Niccolò, insomma, guardando la strada in cui devo arrivare, insomma, appunto Beatrice Cenci, che ne approfitto per anticipare che Beatrice Cenci è il titolo di una poesia della mia prossima raccolta, che appunto, un po' stravolgendo un po' quello che ci si aspetta dalla poesia, è una raccolta che riguarda il terrore, che generalmente, insomma, è una cosa un po' più indagata nei racconti o nella narrativa, per cui o ricordando questa figura storica di Beatrice Cenci, La strada in cui siamo, finirei in questo modo, insomma, ricordando questa figura che è stata uccisa con un, diciamo, complotto che
implica anche appunto il Vaticano, appunto negli inizi del Seicento, e quindi la poesia è questa. Beatrice Cenci. Febbricitanti esterminate notti per sua santità, appresa la notizia della testa mozza che si è fatta crescere, due agili piedini percorrendo avanti e indietro, in lungo e in largo, i peggiori degli incubi. E il poeta principalmente scrive quando prova un'emozione forte. L'emozione forte, principe, è l'amore. Però l'amore uno non dà un significato, ognuno ha il suo. Però l'amore non, è un po' come la luna, che ha una parte nascosta. E la parte nascosta è quando uno soffre, ma soffre talmente tanto che non sa neanche capacitarsi di quello che sta passando. Quindi uno passa per la, diciamo, per la depressione, passa che non sai quello che stai vivendo. E quando non sai quello che vivi, ti trovi perduto. E quando ti trovi perduto è come se stai dentro un labirinto, il labirinto dell'amore. Io ho fatto un sequel di poesie, tre stili diversi che sono collegati. Uno, come si scrive la poesia, il secondo libro è stato fatto come un fantasy, e il terzo è stato fatto come un romanzo a specchio. Quindi proprio come non si fa la poesia. E lo stile anche rappresenta molto il discorso delle immagini, di un approccio diretto. E una poesia molto breve, perché voglio collegarmi a quello che ha detto Niccolò, è una di queste. L'ho intitolata Lady, che sarebbe il personaggio, la ragazza per cui ho scritto questi tre libri, è questa. Mi manchi solo quando respiro. Sì, io sono sicuramente nasco medico. Io dico nasco medico perché fin da piccola avevo questa propensione al desiderio di cercare di capire il problema degli altri, il problema che è anche la sofferenza, che è anche la difficoltà di vivere, che è anche la difficoltà di riuscire a capire. Per una vita d'ogni giorno è la grinina, un nano funno, c'è un silenzio che non ammazza senza sparare. Quando mai veduzza mia, quando mai veduzza mia, hai detto la mia vita senza malinconia. Dimmi tu, veduzza mia, dimmi vita mia, sarà un felato puro di intra nostra poesia. Non c'è puro di campare per non mi fare pigliare, a trovare una maniera non fai pensare. Fare una vita d'ogni giorno e lacrimino non hanno funno, c'è un silenzio che ci ammazza senza sparare. Quando mai veduzza mia, quando mai veduzza mia, ha detto la mia vita senza malinconia.